Grazie a voi tutti, a Matteo Ricci che mi chiamò per primo di aver scelto Napoli per questa iniziativa così importante di ALI, la Lega delle Autonomie Locali. Stiamo cominciando in Italia a riprendere i dibattiti, quindi non più in videoconferenze, questo è un qualcosa di importante, perché nulla può sostituire lo sguardo negli occhi, il rapporto umano, il confronto gentile ma determinato e franco che fa parte della politica e della vita delle istituzioni. E poi sono particolarmente contento che questa iniziativa vede protagonisti sindaci, esponenti del governo, alcuni presenti anche oggi, persone che sono schierate in questo momento in prima linea nelle istituzioni e nella politica per ricostruire una ripartenza molto complicata. Apprezzai molto le parole del Presidente del Consiglio Conte quando, rivolgendosi ai sindaci, disse che sono le sentinelle del Paese. Le sentinelle hanno bisogno di munizioni. Le battaglie le si vincono in prima linea e soprattutto questa battaglia la deve vincere il popolo italiano. E lo dico non perché faccio il sindaco, tra l'altro non sto in campagna elettorale, fra un anno finisco, ma lo dico con umiltà, determinazione, gentilezza e passione. Diceva Che Guevara, bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Senza i sindaci il Paese non si ricostruisce. E quindi i sindaci vanno forniti di risorse. Io do un dato della città di Napoli, che dal 31 gennaio del 2020 ad oggi, più o meno, abbiamo fatto un calcolo, abbiamo incassato circa 400 milioni di euro in meno. Sono arrivati per ora 13 milioni. Andiamo avanti. Questa è la città della resilienza. È una città che nell'ordinario si perde, ma nell'emergenza, perdonatemi, non è seconda a nessuno. Quindi non è che per questo vogliamo lo stato di emergenza, che non mi piace, nemmeno lo stato di eccezione. Però mai sottovalutare la capacità di resilienza del popolo italiano e del popolo meridionale in particolare. E soprattutto ricostruiamo questo Paese mettendo una volta per tutte da parte ogni discriminazione territoriale, nord-sud, nord. Cioè, approfittiamo di questo momento per cancellare le cose brutte che sono state fatte in questi anni e ripartire mettendo al centro i diritti, mettendo al centro la giustizia sociale, la fratellanza, l'ambiente, la lotta alle mafie. È un argomento che mi è caro. Si sta sottovalutando il contagio criminale che è strettamente connesso all'epidemia sociale ed economica. Paolo Borsellino diceva che mafia e politica hanno in comune che è il consenso. O fanno la guerra o fanno la pace. Oggi le mafie hanno capito che possono acquisire consenso sociale. Sono rapidi, hanno liquidità, non hanno burocrazia, sanno dove andare, sanno dove andare a bussare alla porta di chi è rimasto senza soldi, sanno come aiutare chi deve alzare una saracinesca, sanno come riprendere dalle difficoltà un'attività produttiva. E noi non ci possiamo consentire che il Paese in autunno, oltre che la rabbia sociale e l'esasperazione, debba fare i conti con una diffusione della criminalità. Lo sapete perfettamente, la desertificazione dei nostri territori può significare terreno di conquista per le bande criminali. Ecco perché i sindaci sono fondamentali, perché i sindaci sono psicologi sociali, sono mediatori sociali, sanno stare nel conflitto. C'è uno che in questi anni, grazie a un lavoro sapiente sul territorio, con tanta gente di Napoli, ha evitato che la polveriera che è questa città possa diventare un che esplode. Questo è un lavoro che sarà ancora più complicato in autunno. Noi ce lo vogliamo caricare. La responsabilità ci appartiene. Dateci i poteri. Abbiamo anche fritto il pesce con l'acqua. Adesso stiamo provando a friggerlo senza acqua. Nonostante a Napoli l'acqua è pubblica, credo sia l'unica città d'Italia che ha il ciclo dell'acqua completamente pubblico, quindi l'acqua la potete prendere. Vi do anche una notizia buona da bere, compreso quello che vedete nel mascangioino, è molto controllata, quindi fa bene. Io penso anche questo, e chiudo perché è solo un saluto istituzionale, i sindaci hanno anche un'altra cosa positiva, che forse non piace molto a un'altra parte della politica, vanno molto d'accordo tra di loro. Sono tutti diversi. Noi quando ci confrontiamo non incominciamo a dire ma tu di chi sei, del PD, dei 5 Stelle? No, probabilmente non arriva nemmeno questa domanda alla fine delle nostre chiacchierate, perché basta guardarci negli occhi. È chiaro che un piccolo comune è differente da una grande città. Alla fine sì. Allora non è retorica. In questi 9 anni, devo dire, abbiamo fatto un po' fatica a trovare dei governi che sposassero fino in fondo la causa del popolo italiano attraverso i sindaci, la cui legge che ha dato l'elezione diretta è una legge buona. Approfittate adesso.
Caro governo, caro Presidente del Consiglio, tu il patto lo devi fare soprattutto con i sindaci. Abbiamo creato un centralismo regionale che secondo me, insomma, no, spero faccia parte di questo dibattito di due giorni. Forse è venuto il momento di affrontare con maggiore forza, maggiore equilibrio, maggiore saggezza e capacità il rapporto tra Stato, Regioni, città metropolitane e comuni. E io faccio il tifo per i sindaci. Quindi io mi auguro che i sindaci siano i protagonisti insieme al governo, mai contro. Quando anche abbiamo criticato in questo momento il governo, l'abbiamo fatto per dare una mano al governo, perché se il governo abbandona i sindaci, il generale non la vince la battaglia, perché se le sentinelle vengono lasciate senza ossigeno, senza munizioni, siamo rimasti senza mascherine. Il popolo è stato responsabile, dove la gente è stata saggia, stata matura, casa, ma ora ha voglia di coraggio. Ora Napoli, come spero l'Italia, ha voglia di ripartire. Responsabilità significa coraggio, non significa paura. Responsabilità significa azione, non significa terrorismo. Sappiamo tutti che non è finita, ma noi non possiamo limitarci a sopravvivere, dobbiamo vivere. A Massimo Troisi in un film gli ricordavano sempre: ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, mo mo sei. Cioè abbiamo capito che il virus c'è, abbiamo capito che il virus può tornare, prepariamoci, ma prepariamoci anche ad affrontare l'epidemia sociale ed economica, perché noi vogliamo vivere con coraggio e non sopravvivere, e per vivere devi amare. E i sindaci amano, hanno passione e sono anche un po' folli, altrimenti io non avrei fatto il sindaco di Napoli. Grazie e benvenuti. Che cosa si aspetta da queste due giornate che vedono qui a Napoli molti ministri, amministratori locali in una fase difficile anche per gli enti locali? Mi aspetto che venga riconosciuta la centralità dei sindaci e quindi la centralità del popolo italiano. Senza sindaci e senza la gente del nostro paese l'Italia non si ricostruisce. Il momento è molto delicato, stiamo ancora in pandemia sanitaria ma stiamo anche in piena epidemia sociale ed economica. E la lentezza del governo nel tradurre in fatti concreti gli impegni sta producendo degli effetti devastanti sulla vita dei comuni, sulla garanzia dei servizi e quindi sulla possibilità di resistenza delle nostre comunità, che sono sempre più in affanno, anche perché a loro volta non vedono che in rapidità giunge liquidità per le imprese, per chi è rimasto senza lavoro e prospettive serie di attività lavorative per chi sta in difficoltà estrema. Lei ha lanciato più volte allarmi di questo tipo, come ripeteva anche adesso. Secondo lei siamo fuori tempo massimo? No, ma non è che esiste un tempo, no. Talmente è un periodo, no, ma è talmente un periodo di incertezze che non sappiamo quale sarà il tempo massimo. Io credo che questa lentezza sta producendo degli effetti devastanti. La lentezza tra l'altro sta agevolando il contagio criminale, che non è un pericolo e una certezza. Non sto parlando di Napoli, sto parlando dell'Italia e anche di Napoli che fa parte dell'Italia. E quindi esprimo anche il rammarico del fatto che tanti impegni presi in questi mesi non sono stati ancora mantenuti e la rapidità è fondamentale. Speriamo che incontri come questi, i tanti incontri che abbiamo, i confronti che non mancano, possano produrre una maggiore adeguatezza e rapidità di intervento da parte di chi governa il nostro paese in questo momento.